Ed eccoci alla seconda parte del nostro telegiornale. Ci sono novità per quanto riguarda i voli aerei in Sicilia. Abbiamo incontrato a Pantelleria il presidente dell'ENAC, Vito Rigio, con il quale abbiamo parlato anche dello stato di salute dell'ente. Lo ha incontrato l'inviato Natale Bruno. In una logica nazionale si è sempre detto che senza il sud l'Italia è incompleta e senza il suo sviluppo l'Italia non può crescere, dunque il mio impegno è stato corrispondente a questa idea e in particolare il fatto che ci fossero finalmente dei quattrini importanti da parte della Commissione europea per fare gli aeroporti siciliani. Li abbiamo fatti tutti dal 2000 al 2010. E li abbiamo fatti integralmente, come nel caso di Catania, che forse è il più bell'aeroporto del Mezzogiorno, o rifatti, come nel caso di Palermo, o Trapani, o le due isole. Sono soddisfatto perché noi abbiamo speso in tempo e in modo efficiente i fondi europei, ci è stata assegnata addirittura una premialità di 50 milioni, che abbiamo destinato 25 a Lampedusa e 25 a Pantelleria. Adesso è andato in porto le tratte sociali con la Danish, che è stato l'unico vettore che si è presentato e che si è aggiudicato questo appalto. Ecco, questo, le isole sono più vicine adesso. Beh, diciamo che dal 2002 che noi siamo riusciti a garantire questo servizio, in mezzo a tante difficoltà, perché non è facile volare su queste due isole, in Pantelleria un po' per il suo clima, Lampedusa perché è un po' lontana, e tutte e due perché senza un contributo rilevante, da parte dello Stato e della Regione, che oggi ammonta oltre 200 milioni dopo appunto 18 anni, siamo riusciti a far funzionare. Adesso abbiamo fatto un bando per 3 anni. Per fortuna ha partecipato questa che sembra un'ottima compagnia, che non solo è europea, ma ha anche una presenza in un'area, quella balcanica, dove le condizioni climatiche sono molto più complesse di quanto non siano qui, per esempio il vento a Pantelleria, e questo tipo di aereo, loro ne hanno addirittura 18, è proprio quello adatto per volare in queste condizioni. L'auspicio è che appunto gli isolani capiscano che li si vuole aiutare e il collegamento con Catania è non solo nella direzione di un'ulteriore integrazione di mercato, ma poi è stato qui confermato che la Danish, come compagnia operante tra Norvegia e Danimarca, cercherà con gli operatori locali di sensibilizzare i turisti danesi e baltici a venire in Sicilia e a venire nelle due isole. L'ENAC c'ha un sacco di soldi. Sì, io lascio un ente che ha 80 e più milioni di avanzo in una situazione in cui tutti piangono miserie, ma non è che è un merito particolare, credo anche alla buona amministrazione testimoniata dalle relazioni della Corte dei Conti, ma poi il fatto che siamo stati, credo, intelligenti ad ancorare il finanziamento al numero dei passeggeri, per cui adesso che in Italia abbiamo 175 milioni di passeggeri, a 1 euro a passeggero ci arriva una valanga di soldi che noi abbiamo sempre utilizzato. Circa 500 milioni di avanzo, sempre utilizzato per investimenti, non per spesa corrente. Questo mi permetto di dire che dovrebbe essere il look di tutte le amministrazioni.